Quindi quando è cambiato anche negli interni, poi rifatti a Cinecittà, perché noi c'erano gli esterni lì, e quindi la luce si è posta da sola, c'era la luce del deserto, violenta, le alve, io ho costretto tutta la troupe a andare all'alba vera, perché le alba in Cina si girano al tramonto, no? I produttori dicono, ma è la stessa cosa, insomma, cioè si gira quando il sole è calato, ecco che è un'alba. No, il tramonto è fatto di blu e di rosso, sempre meno blu del cielo, sempre più rosso del sole, che neanche scompare, però resta sempre il rosso. Ecco, l'alba è fatta di una sottilità straordinaria, cioè nel quel momento prima che arrivi il sole cambia 10 volte il fondo. E noi ci eravamo in situazione scomoda, nel senso che giravamo alla fortezza, e già che nella sua capacità organizzativa aveva fatto un campo di indiani, un accampamento di indiani, cioè tutte ruote messe in circolo, e lì vivevamo molto comodamente, devo dire, non ci mancava niente. E poi però ci dovevamo spostare alla cosiddetta ridotta, quel piccolo castelletto, insomma, che era più vicino al deserto, da cui potevano arrivare i tartari, quella ricostruita, insomma, dalla scenografia. Naturalmente bisogna attraversare, per esempio, un piccolo fiume, cioè un grande wad, ma con poca acqua, ma insomma sempre un fiume da attraversare la mattina. E io, quindi, all'idea, l'organizzatore del film, all'idea che io dovessi trascinare la troupe, insomma, a 5 km a piedi praticamente per andare a girare quest'alba, mi contrastava moltissimo. Naturalmente l'appoggio di Terrè è stato determinante. Ha detto, se Luciano, io credo di Luciano, io credo che un'alba debba essere un'alba, non si possono girare l'alba al tramonto. Per cui la truppa, che non era per niente contenta, non era per niente d'accordo con me, però erano costretti, un po' come dei soldati siamo noi, insomma. Ci siamo messi in marcia, abbiamo attraversato questo fiume, tipo alle 2 di notte, siamo arrivati alle 4 di mattina, era ancora buio completamente in questa torretta, ma la sera prima avevamo provato con Zurlini, lui ecco, aveva provato perfettamente 13 movimenti di macchina, cioè grande difficoltà perché andavano fatti, l'alba non dura una vita, l'alba è ancora più rapida del tramonto, il momento bellissimo, cioè noi dovevamo essere gli attori, proprio era lui e Paco Rabale in pratica in quella scena, talmente certi e il macchinista che muoveva la macchina in queste 13 posizioni talmente sicuro di non sbagliarsi che non c'era tempo di fare una seconda, e io di illuminazione ho pensato che l'unico modo, ne sono contento infatti poi vedendola, che era anche molto veritiero, che poteva dare un, non era forse nemmeno necessario, però nella realtà diciamo militare, ecco, però insomma ho detto accendiamo delle torce, insomma ci sono 3 torce, una può stare in campo e l'illuminazione sugli attori viene soltanto da queste torce, senza luce artificiale. Insomma, siamo arrivati, siamo installati, avevo riprovato al buio, quindi c'era un piccolo generatore, ho illuminato giusto per vedere i movimenti e finalmente poi a un certo punto tutti fermi perché sta arrivando l'alba e lì è una lezione. Cioè, ne parlo adesso e ne sono emozionato effettivamente. È stato bellissimo. Il sorgere del sole sul nostro film è stata una vittoria grande. La scena quanto durava? Cioè quanto tempo? No, la scena durava. Nel senso quanto avete ripreso? Ah, poco, però 2 minuti, insomma, 2 minuti, non più. E poi è arrivato il sole, pieno sole, non era più l'alba, e quindi non ci interessava più. Ma un esempio, ecco, in tanti film che ho fatto, diciamo, più nei quali un ragionamento normale. Insomma, anche al cinema, che è una professione strana, ogni tanto si possono fare delle considerazioni semplici e normali. Ma se io devo girare l'alba e il cinema è fotografia, perché me la fate girare al tramonto? Ecco, finiamola, insomma, giriamo l'alba all'alba.